Si rafforza il rapporto tra il territorio dell'Abruzzo e le due ruote? Ma devo dire che non è mai stato debole, onestamente. Chiaramente quest'anno con più eventi abbiamo la possibilità di venire nel territorio abruzzese più volte. Giro d'Italia, abbiamo avuto la Tirreno Adriatico, avremo il Giro delle Donne, quindi sicuramente avremo la possibilità. Oggi siamo qui a presentare il Giro d'Abruzzo, per cui quella è la chicca in particolare del territorio, ma chiaramente il rapporto con l'Abruzzo è un rapporto che viene da lontano e molto probabilmente proseguirà nel futuro in maniera ancora più accattivante. Non tutti sanno che il Giro torna dopo 17 anni su questo territorio. Che futuro ha il ciclismo oggi? Ma il ciclismo credo che nonostante tutto goda di ottima salute, credo che aver fatto la partenza, la grande partenza del Giro d'Italia dall'Abruzzo abbia avuto un suo motivo, il motivo è dettato dalle enormi presenze che si sono riscontrate già da quest'anno turistiche, non solo sulla parte marina, i famosi trabocchi, ma sicuramente anche sulla parte diciamo più montana con i parchi e tutto quello che questa regione rappresenta. Quindi credo che sia un territorio vocato per il ciclismo. Al di là della vetrina di paesaggi suggestivi che offre questa terra, c'è anche uno studio dietro il tracciato, c'è un gruppo di lavoro che in questo senso ha applicato, non dico degli algoritmi, ma ha applicato forse esperienza, forse competenza. Beh, devo dire che sicuramente la scelta dei percorsi non avviene mai a caso, chiaramente ci sono gli intendimenti che diciamo la Regione attraverso il suo Presidente, attraverso i suoi assessori dettano come linee guida e noi come organizzatori cerchiamo in qualche modo di addivenire a quelle che sono le tematiche rappresentate dalla Regione. In questo caso, come è successo per il Giro d'Italia, la Regione voleva che venissero toccate tutte e quattro le province, anche con il Giro d'Abruzzo che presenteremo più tardi, anche queste sono state coinvolte dal percorso e chiaramente il percorso in qualche modo deve prevedere le realtà turistiche locali, quindi il mare ma la montagna, e quindi siamo andati incontro a questo tipo di esigenza. Tra i partecipanti dobbiamo aspettarci qualche nome importante? E chiaramente questo è l'anno zero, lo dico sempre perché fino a quasi 20 giorni fa eravamo lì a sfogliare la Margherita, lo facciamo, non lo facciamo, chi lo sa, c'è le elezioni, c'è tante cose, è chiaro che gli impegni delle squadre erano già stati presi. Siamo riusciti ad avere una discreta partecipazione, ma chiaramente, come dicevo prima, è l'anno zero e dall'anno prossimo sicuramente ci sarà un numero ancora maggiore di presenze importanti per questo giro. Come dicevo prima, questo è un percorso che viene da lontano, devo dire grazie chiaramente alla Regione che si è adoperata affinché queste iniziative toccassero questo territorio, ma grazie anche a molti dei appassionati che in qualche modo mi danno stimolo per toccare sempre cose nuove. Quest'anno abbiamo pensato di fare l'epilogo del Giro Donne proprio nella regione Abruzzo, avremo delle tappe veramente importanti e chiaramente l'epilogo non può essere che all'Aquila.